Io credo che non vada negato che il Superbonus abbia rappresentato in una precisa fase storica un impulso alla ripresa e al lavoro. Però non si possono dimenticare che questi crediti di imposta generati per 120 miliardi di euro sono debito. Ripeto, debito che lo Stato dovrà pagare nei prossimi anni a carico del bilancio dello Stato. Che non è il ministro o il governo, ma sono i 59 milioni di italiani, per stimolare interventi che a conti fatti vanno a interessare. Per noi successo è riuscire a fare molto con poco, non riuscire a fare poco con molto. La decisione che il governo ha preso il 16 febbraio prevede comunque una disciplina transitoria che consentirà di continuare a esercitare le opzioni di sconto e cessione per tutti gli interventi per i quali risultano già presentate le richieste di titolo edilizio abilitativo, proprio per tutelare il principio di legittimo affidamento di chi, pur non essendo magari ancora partito con i lavori, si trovava alla data di blocco già in una fase avanzata di progettazione degli interventi. I cosiddetti esodati esistevano già a quella data. Non li ha certo creati il decreto legge adottato da questo governo, ma i decreti assunti in precedenza. Il governo comunque, ha adottato il decreto legge che cerca di dare certezze per quanto riguarda questi crediti degli acquisti. Nel corso del dibattito in commissione alla Camera sono già stati approvati degli emendamenti tesi a favorire in particolare la continuazione delle attività per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, le ONLUS, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Continuiamo a lavorare anche dietro le quinte, consapevoli che per chi in questa trappola ci è già caduto e si ritrova con crediti incagliati e lavori arenati, non in relazione al nostro decreto, una soluzione vada trovata e ci impegneremo fino all'ultimo minuto utile per farlo, perché si tratta di famiglie e di imprese che in buona fede hanno creduto ai fuorvianti messaggi iniziali della gratuità per tutti e senza costi per nessuno. Infine, merita un cenno la sollecitazione degli onorevoli interroganti circa la necessità di immaginare quello che potrà essere il futuro. Fra tante incertezze, due certezze. La prima, che una nuova stagione di bonus al 110% per tutti, ricchi e poveri, prime e seconde case, al mare o in montagna, non è all'orizzonte. La seconda è che un dosaggio mirato di percentuali di detrazioni spettanti e di perimetrazione accurata di tipologie di interventi per i quali consentire ancora, in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive, quale disagio economico e sociale, sconti e cessioni, costituirà un'ipotesi di futuro sostenibile. Concludo dicendo che io ritengo ragionevole, al di là della prudenza che mi contraddistingue, proprio grazie al lavoro, anche oscuro e non pubblico, che ha fatto il governo in queste settimane, che nei prossimi giorni delle notizie positive per tutti questi esodati da provvedimenti di governi precedenti, una soluzione sarà trovata. Grazie.